Ricordo che te calo devo calmi. Allora, avete indovinato chi sono? Se non lo sapete, ve lo dirò al prossimo video. Un'altra ora. Un'altra no, ancora. Wayne's World, Fusi di testa, raga. Grandissimo film, anni 90, bellissimo. Oggi siamo qui sempre con Master of Puppets, ma... in versione... vestito rosso, direi. Vestito rosso, in versione red. Red, jazz, red. Allora, Master of Puppets, jet cover by... Robin Adele Anderson. Anderson, ok? Che c'ho già, voglio dire, 1,1 milioni di visualizzazioni, quindi sicuramente allora, l'avrete già visto. Siamo arrivati con un anno di ritardo. Sì, raga, cioè, ma che cazzo, il mondo ormai, il tempo è una cosa totalmente relativa. Bene, vado in play. Vai. Voilà! Controtempo, non i quattro quarti. Bravissimo, il degresso bellissimo. Raga, i musicisti, lei è bravissima, ma i musicisti sono bellissimi. Cioè sono il contrabbassista si sta chiedendo perché lì. Cioè il violinista è lanciatissimo. Bellissimo. Niente, il trombonista non c'ha proprio voglia. Via. È partito il violinista, raga. Vorrei essere come lui, ma con i miei capelli. Secondo me l'unico che conosceva questa canzone era il tastierista. Dici che lo vedi un po' più. Sì, è l'unico che secondo me ha proposto a tutti gli altri di fare sto pezzo. E il trombonista, guarda come raga, il trombonista, raga. Secondo me viene dalla Mongolia, guarda lì. Magari ci fa il canto quello culturale alla fine. Quindi quello... le flautofonie. Raga, io vi auguro di non passare il Capodanno con il contrabbassista, perché secondo me... è una serata tristissima, tristissima. E fin qua, e fin qua. Niente, tre quarti. Due, tre, quattro, tre, quattro, tre. Perché farla in sei ottavi come no, facciamola in tre quarti. Vabbè, ci sta. Ho riassunto il concetto. Madonna, raga, si sta incupendo tutto. C'ho paura che rompa le corde, cazzo, che non sta a fare così. Chi farà la solo? Chi farà la solo? Violinista! Grazie.
Cioè, allora, c'è stato qualcosa. In qualche momento un po' innaturale. C'è stato qualcosa. Dopo la riguardiamo. Questa la rivediamo al bar, sto solo. Allora, da rivedere subito al VAR l'assolo di violino, che tra l'altro è ovviamente tra i momenti più visti. Allora, gli altri sembra il problema è che gli altri sono sempre fermi. Sembra accelerato, solo perché normalmente stanno fermi. Guarda come guarda invece come lui si muove. Lui sì. Allora, ha aggiunto un effetto. Sì. Credo che abbia aggiunto una saturazione, perché già il violino di suo impasta. Però, effettivamente. Cioè, lui si è braccelerato rispetto agli altri. Sì. Gli altri, boh, non so che cazzo è, ticchioso, boh. Aspetta, c'è un altermente beating che non si chiama così, no? Si chiamano staccati. È troppo accelerato. Ho capito, però. Cioè, che cazzo fai? Allora. No, qua si muove proprio come se fosse accelerato, Ora, però, io dubito che un gruppo del genere abbia fatto una cosa così, cioè no, sì. Sono in buona fede, quindi il tastierista è veramente una bestia. Difficile a dirsi. Però qualcosa di strano rimane. Bravissima, lei, bravissima. Cioè, l'energia che ha. Cioè, qua c'è Alessandro Barbero alla tromba, ragazzi. Che con la giacca bianca, quello con la giacca bianca. Quello con la giacca bianca. Poi abbiamo. Guardate, ragazzi, guardatevi la faccia del contrabbassista tutto il tempo, per favore. Perché vi mette allegria e gioia per il mondo. Sembra l'amico di Doctor Strange, sai quello lì. Cioè, il trombonista che sta chiedendo scusa, ma non abbiamo capito che cosa ha fatto. È lì così. Il bassista sembra uscito da una puntata di Beverly Hills 92. Sì, molto. Sì. Un po' vecchio. Batterista non pervenuto e tastierista, forse l'unico metallaro jazzista della band. Tento anche se la tipa, secondo me, se la, cioè, secondo me è solo vestita così per l'occasione. Chi c'è? Abbiamo compagnia. Aspetta, vi facciamo vedere. No! Aspetta, ragazzi, chi è, diciamo, Arachno? Dov'è? Eccolo lì. Lo vedete? Si vede? Però che sta per scendere? Sono due! Iccio, sono due! Dove cazzo è l'altro? Sono due, uno sopra l'altro! O è la sua ombra? No, è la sua ombra. Ah, madonna! Mamma mia! Raga! Vabbè!